Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, oggi stranamente andiamo a provare un nuovo gioco uscito per smartphone. Lo so, io non sono tipa da giochi da smartphone, ma ragazzi, per Ni No Kuni faccio un'eccezione. Non conoscete Ni No Kuni? Molto male. Ni No Kuni, ci sono dei giochi di Ni No Kuni su varie console, anche Switch, e quindi se non avete mai giocato a un gioco Ni No Kuni, ve li consiglio perché sono veramente bellissimi. In ogni caso, questo gioco è a sé ed è gratuito, quindi potete scaricarlo sul vostro dispositivo, smartphone, tablet. Io sto giocando in questo momento da tablet, ma anche PC. Prima di iniziare, se vi interessa la versione PC, dovete fare la configurazione iniziale dal vostro dispositivo smartphone, altrimenti non potrete collegare l'account sul PC. Ci ho impiegato un bel po' a fare questa cosa, quindi per esperienza personale vi dico, fate prima l'account su smartphone. Poi se volete giocare da PC, perché è meglio, fatelo, però prima vi serve l'account su smartphone. Una cosa molto importante: dobbiamo selezionare il server, perché questo gioco ha delle componenti multiplayer e quindi se volete giocare insieme a me dovete selezionare lo stesso server, altrimenti non possiamo. Un mio amico mi ha consigliato di mettere questo perché dice che quello più che va è dove giocano loro, quindi io ascolto loro ed è, se non mi sbaglio, Rose Libra. Ve l'ho scritto anche sotto la mia faccia così eventualmente ve lo ricordate. A questo punto ragazzi, tocchiamo lo schermo e iniziamo. Lo sto provando per la prima volta insieme a voi. Mamma mia, quanto è scomodo registrare con tablet. Sei già bloccato. Se lagga non è il gioco ma è il tablet in realtà. Guardate la grafica, è super super bella. Mi piacciono tantissimo i giochi con questa grafica. Cioè, pensate che comunque è da tablet, cioè su PC è una bomba. Ed è in italiano, non ho detto una cosa fondamentale. È comunque in italiano, cioè ragazzi, non è scontata questa cosa. Cioè, un gioco in italiano così, secondo me, può solo promettere bene. Però è troppo presto per dirlo. Innanzitutto, comunque, scaricatelo. Scegli una classe con cui iniziare. Allora, una cosa che non si dovrebbe mai fare in questi giochi, scegliere in base alla bellezza. Però ragazzi, lui è lui. Cioè per me lui, raga, io scelgo lui, voglio lui. Dovrebbe essere lo spadaccino. No, ragazzi, spadaccino biondo con gli occhi azzurri è mio. Ragazzi, io scelgo lui. Bello, oggi avevo già scelto prima ancora di vedere tutti gli altri. Personalizza personaggio. Ah, possiamo tagliargli i capelli. Ok, allora ora sì che ci siamo. Però non è che siano proprio bellissimi sti capelli. Corti. Ragazzi, io ho un debole per capelli corti, biondi, occhi azzurri. Possiamo addirittura cambiare anche l'abito. Figo così. Ed ecco il nostro personaggio. Raga, cioè non vale però se mi fanno fare i bonazzi per giocare. Hello, I will be your digital assistant on this adventure. You may call me Rania, la nostra assistente. Puoi diventare un eroe e salvare il mondo, o persino regnare su un'intera nazione. Tutto pronto? Te la senti venire con me? Come hai fatto a collegarti? Io ci ho provato. Aspetta un attimo. Sei della Mira Corporation. Io verrò a cercarti a qualunque costo. Fino ad allora? Niente. Fino ad allora resta vivo probabilmente. Ok, tocca lo schermo per accedere. Più volte? Vai. Oddio. Zoning out like that.
Allora, ok, trascina così. Aia. Aia. Ammazza, ci sono pure i draghi. Si mette male, la nostra regina è in pericolo. Tanto per cambiare. Hai visto? Sua maestà è sotto attacco. Cosa sta succedendo? È un qualche tipo di impresa. Oh, dobbiamo aiutare la regina. Ok, così possiamo muoverci. Ovviamente, ragazzi, i comandi, essendo un gioco per smartphone, sono sempre simili. Quindi qua abbiamo, diciamo, lo stick analogico. E qua sicuramente avremo le abilità che in questo momento non abbiamo. Bene, stiamo per farci fare allo spiedo. Dobbiamo raggiungere il castello. Ok, andiamo a destra. Per adesso non posso saltare, non posso fare niente. La guardia è svenuta. Vabbè, quando mai le guardie nei giochi sono utili. Oh no, i mostri. Ehi, stai bene? Protettore reale, sei ancora in vita? Sto bene. Per favore, trova sua maestà. Va bene. Ci vedremo di nuovo, capito? Comunque, ragazzi, graficamente è fighissimo. Tocca questo pulsante per attaccare. Infatti, come vi ho detto, le abilità... Vabbè, è standard. Ok, sono apparse le skill. Possiamo utilizzare un'abilità. Oh, ok, fantastico. Allora, ovviamente hanno il tempo di ricarica. Vai. Vai. Ok, siamo questa. Figo. Comunque il fatto che in italiano, raga, 100 punti. Sembra una stupidaggine, ma in realtà non lo è. È una cosa molto, molto figa. Non sai qual è il momento di... Quando è il momento di lasciar perdere? Quella mappa è forse più importante del tuo destino. È dovere del regno proteggerla. Questo è il mio dovere. Queste principesse piene di doveri. Non penso che vada tutto bene. Qualcuno che non fa parte di nessun mondo. This is where my duty ends. Decided to give up, have you? Clue, I entrust it to you. Huh? What are you saying? Fine. Royal Protector, please protect. Protettore reale, per favore, proteggi. Huh? La pietra custode è il destino del mondo. Come osi? Oh, 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 si mette male. Aspetta un secondo. Mo che è successo? Ah, tipo... Ci ha teletrasportato? Pensavo di morire. Stai bene? Quanto è figa l'ambientazione? Mi piace un botto, ragazzo, il gioco. Aspetta, la pietra custode. Allora, abbiamo una missione. Ci è mancato poco. Sono felice che ce l'abbiamo fatta. Comunque, siamo vivi. Ti chiedo scusa per l'alito cattivo.
Che schifo. Ora che sei di nuovo in te, prendiamoci un momento per riflettere sulla questione. Perché hanno attaccato il nostro regno? Sua maestà è al sicuro? Non credo. Quel tizio di prima aveva detto qualcosa su una mappa, ma puntava alla pietra custode. Quella pietra è un vero tesoro del nostro regno, ma una mappa? Non ho mai sentito nessuno riferirsi alla pietra come se fosse una mappa. Almeno abbiamo quello che stava cercando. Nessuno potrà fare del male alla regina. Sì, però a noi sì, comunque. Però dobbiamo ancora salvarla e tornare nel nostro regno. Il prima possibile, quindi non siamo nel nostro regno. Prima di tutto, vediamo dove siamo. Vai su per quella collina e guardati attorno. Quindi non sappiamo dove siamo, però abbiamo una missione. Andare sopra la collina e capire dove siamo. Allora, si sale da qua. Ah no? Bella. Cioè, raga, questi disegni mi fanno veramente impazzire. Sono bellissimi. Se la mia sensazione è giusta, quella deve essere Ostaria. Questo posto ha unificato tutto il mondo, escluso il nostro regno senza nome, ovviamente. Non so come siamo finiti qui, ma è un bel colpo di fortuna. Andiamo a Eostaria, potrebbero darci una mano. Se tornassimo ora nel regno senza nome, tanto varrebbe consegnare direttamente la pietra custode ai cattivi. Abbiamo bisogno d'aiuto per respingere l'invasione e salvare la nostra regina. Quanto parlano all'inizio. Siccome raccontano le leggende, loro sono i guardiani della giustizia, allora non ci negherebbero mai il loro aiuto. Troviamo un modo per arrivarci. Va bene. In pratica sta camminando da solo, così mi riposo perché il tablet è pesante, raga. Ok, si è aperto il portale. Ma cosa? La foresta è riconoscibile. Cos'è successo qui? Trovato! Quel tipo strano di prima. Ehi, aspetta! Dobbiamo chiederti una cosa. Che bellino! Ma perché sono così carini? Ah, un forestiero. Perché mi stai seguendo? Sono troppo carini! Mamma mia! Allora, il nostro amico è brutto. Ma quel coso è una specie di topo bellino. Cos'è? Sembra Stuart Little, mi pare. Ecco. No, non è un topo. Vuoi vedertela con me? Calmati! Stiamo cercando di... Oh, arrivano mostri. Arrivano guai, anzi. Ti avevo detto di non seguirmi! È tutta colpa tua! Attenzione! State indietro, tesorini! Ora ci penso io. Sono tutti biondi qui. Ok, si combatte. Vai. Ok, facciamo così. Vai, facciamo questa. Vai, ossa molle, vai, distruggiamolo. Ok. E questo è stato messo a posto. Attenzione, in arrivo qualcosa. Oddio, che è sto coso? Quello cos'è? Non lo so, ragazzi. Cioè, a me mi chiedete quello cos'è. Cioè, se lo sapete voi. Aia. Allora. Oh, come si schiva, ok. Questo è tipo un salto. Oh, oh, via, 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 via. Vai, vai, vai. Dai che l'abbiamo quasi distrutto. Ok, ucciso. Andiamo a parlare con la tizia. Ehi, fiu, grazie, mi chiamo Chloe. È un piacere conoscerti. Wow, sei davvero in gamba, sei un giocatore, vero? Se non è troppo scortese, posso chiederti qual è il tuo nome? Il mio nome è... Ok, alla fine Lightning con 3 i, ragazzi. Il problema dei giochi online è che tutti i nomi sono sempre presi.
Adorabile! Ma chi sono questi tesorini? Animaletti? Dove li hai trovati? Sì, il topino è carino. Ehi, a chi stai dando dell'animaletto? Wow, siete ancora più adorabili quando vi arrabbiate. Non trattarmi come un animale, ma sei un animale. Ornefelinco? Mizzica, facili sti nomi. Mi dispiace per prima. Pensavo che foste stati voi a distruggere la foresta. Ora capisco e non siete voi cattivi. Ok, hai salvato Ornifelinco dai mostri della foresta. Impresa completata. Allora, non voglio far durare questo gioco, cioè questo video, 30 minuti. Volevo farvi dare un'occhiata e ovviamente provarlo. Devo dire che mi incuriosisce, mi piace, probabilmente mi vedrete giocare più in live che nei video. Ma fatemi sapere sotto nei commenti se l'avete provato e cosa ne pensate. Io vi consiglio di scaricarlo sui vostri dispositivi. Spero di giocarlo da PC per anche graficamente registrare meglio, eccetera. E niente ragazzi, io come al solito vi ringrazio, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!